Il presidente Rossi, presidente della regione, però ha anche un'altra grana, se ne parla qui su Repubblica Firenze, e si parla del Maggio Musicale Fiorentino, perché ieri il sindaco di Firenze ha annunciato di continuare a contare sui 4 milioni e mezzo per il prossimo bilancio promessi dalla regione, ma la regione ha parlato di 1 milione in meno e dice, conferma Rossi, ho altri problemi, bisognerà trovare questo milione mancante nel bonus cultura. Ci spiega tutto Jacopo Cecconi. Il milione di euro che mancherebbe al Maggio Musicale Fiorentino per l'anno 2017 potrebbe essere prelevato dal fondo destinato ai diciottenni. È l'idea del presidente della regione Enrico Rossi di fronte all'allarme lanciato dal Comune di Firenze per il prossimo bilancio preventivo dell'ente lirico. La regione aveva promesso di stanziare a questo scopo 4 milioni e mezzo, ma ora ha dovuto ridimensionare la cifra a 3 e mezzo. I tagli del governo al nostro ente, ha specificato Rossi, sono ben più consistenti di 1 milione. Da qui l'idea di coinvolgere i sindaci, fra cui quello di Firenze e Nardella, per trovare una soluzione con quel che c'è. Se il governo prevede di stanziare 300 milioni per i consumi culturali dei neomaggiorenni, calcola Rossi, significa che in Toscana dovrebbero arrivarne circa 20. Ebbene, uno potrebbe essere indirizzato su iniziative che prevedano l'educazione alla lirica e quindi che in qualche modo possano finanziare il Maggio. La regione, del resto, fa notare Rossi, sente anche suo il nuovo Teatro dell'Opera, alla cui realizzazione ha contribuito con 61 milioni di euro.